Salve a tutti, finalmente siamo qui per una nuova recensione sui manga. Questa volta è il turno di L'ultimo viaggio delle ragazze. È un manga non molto famoso, composto da sole 6 numeri, che è uscito tra il 2014 e il 2018, edito da Goen in una, secondo me, bellissima edizione, che poi dopo ve ne parlerò anche più avanti. Dell'autrice, che si chiama Tsukumizu, e basta, non c'è un nome, credo che sia un nome d'arte. Si hanno non molte informazioni, e in Italia è praticamente sconosciuta. L'ultimo viaggio delle ragazze è il manga di debutto di Tsukumizu, ed è la sua prima serie che è stata pubblicata in Italia. Attualmente sta lavorando ad un'altra serie, di cui ho letto delle buone recensioni, che si chiama Shimeji Simulation, composta per ora da 4 numeri ma in prosecuzione. Data la bellezza di L'ultimo viaggio delle ragazze, la speranza è che anche quest'altra opera venga pubblicata prima o poi qui in Italia. Questo fumetto, L'ultimo viaggio delle ragazze, ha raccolto talmente tanti consensi in Giappone che è stata anche fatta una serie animata di cui l'autrice ha curato l'adattamento. Di Tsukumizu sappiamo che da piccola era appassionata di lettura, ma non di manga. Arrivata al secondo anno delle scuole superiori, si interessa all'animazione, quindi agli anime, ma non ai manga. Dal terzo anno, invece, inizia a disegnare manga. Al tempo vedeva i manga un po' solo come una passione. Però la passione per questo disegno l'ha portata ad iscriversi all'università d'arte perché lei voleva diventare una maestra di un insegnante d'arte. Ma nel 2013 iniziò a pubblicare delle storie autoconclusive. Nel 2014 iniziò a disegnare L'ultimo viaggio delle ragazze che pubblicava online. Fu vista, notata da una casa editrice, la Shinchosha, che iniziò a pubblicarle il fumetto cartaceo, e da lì fu il suo trampolino di lancio per quella che sembra una carriera avviata. Di cosa parla L'ultimo viaggio delle ragazze? Difficilmente ho trovato un titolo di un manga così azzeccato come in questo caso. L'ultimo viaggio delle ragazze parla proprio di questo, di un viaggio intrapreso da due ragazze in un mondo che sembra giunto al suo declino. Ci troviamo in un futuro non precisato, in una terra ormai disabitata, arida, ma soprattutto fredda, ghiacciata. Le due ragazze di nome Chito e Yuri, all'età indefinita, presumibilmente molto giovani, sono in viaggio con un veicolo che è una via di mezzo tra una motocicletta e un carro armato, verso una destinazione che sembra, diciamo, sconosciuta, o almeno è quello che sembra all'inizio. La destinazione però sembra sconosciuta anche a loro, da questa sensazione, almeno dai dialoghi che hanno all'inizio. Infatti procedono incessantemente verso una direzione che successivamente scopriremo fu data loro da una persona molto cara. L'intera terra sembra essere stata devastata da una guerra su scala mondiale, e ovunque le ragazze passano, non trovano altro che macerie e armi. Questa è una cosa, un punto molto importante del fumetto. Ma in loro c'è qualcosa di strano nelle ragazze. Sembrano completamente prive di nozioni fondamentali. Non conoscono praticamente nulla della cultura generale dell'essere umano, come la musica, la religione, la letteratura, la tecnologia. La loro infanzia sembra essere stata priva di queste nozioni. Forse l'impressione è che sono state cresciute in un contesto distopico in cui sono state private di qualunque nozione non fosse loro necessaria alla sopravvivenza e alla guerra. L'impressione che si ha è che non sembrano così ignoranti nei confronti di armi o mezzi militari. Cioè, quando trovano delle armi o dei mezzi, l'impressione è che sono più a loro agio rispetto che a un libro, per esempio. Ma la cosa più sconvolgente è che la Terra dà l'impressione che la Terra sia completamente priva di vita. Le uniche cose che vedranno sono armi, edifici diroccati e tantissima neve. Dove saranno dirette
Cid e Yuri, qual è lo scopo ultimo del loro viaggio, ma soprattutto la razza umana e con esso la Terra stessa, sono definitivamente morti ed estinte per sempre? Oppure troveranno tracce di vita? L'ultimo viaggio delle ragazze è stato per me una sorpresa completamente inaspettata. Essendo il primo manga pubblicato da questa autrice in Italia, non potevo aspettarmi un lavoro così di qualità al debutto, e invece effettivamente ci troviamo di fronte a un piccolo capolavoro. Sì, dal primo sguardo, quando l'ho visto in fumetteria, ho capito che in questo fumetto c'era del carattere, lo si vedeva sia dal disegno, ma di questo ne parlerò successivamente, ma soprattutto dalla storia. Il fulcro di questo fumetto non è il viaggio inteso come, diciamo, spostamento, ma è più un viaggio di maturazione. Le due ragazze sono come fondamentalmente due alieni che arrivano sulla Terra, sono completamente, come avevo già detto nella trama, sono completamente prive di nozioni base e fondamentali riguardanti la cultura umana, anche quelle più basilari. In un futuro lontano e non precisato, in cui la guerra e difendersi è l'unica cosa che conta, arte, divertimento, religione diventano valori superflui e non essenziali, e quindi non vengono tramandati ai nascituri. Così, per questo motivo, Cito e Yuri inizieranno a conoscere la cultura di quell'epoca viaggiando, e anche delle epoche passate, cioè effettivamente la nostra, viaggiando e raccogliendo informazioni qua e là tra i detriti e le macerie di questa o queste megalopoli oramai completamente morte e disabitate. Farsi idee, cioè loro mentre trovano questi oggetti per loro sconosciuti si faranno delle idee, quindi farsi delle idee e giungere a conclusioni senza preconcetti che abbiano che noi abbiamo, porteranno queste ragazze a delle conclusioni talmente semplici, quasi ovvie però, che ci lasceranno in realtà a bocca aperta. Ovviamente tutto questo gira attorno all'atrocità della guerra, che senza spiegarci il motivo per cui effettivamente si è avvenuta questa catastrofe, risulterà per le ragazze, diciamo, qualcosa di inspiegabile, fondamentalmente. Perché uccidersi e distruggere tutto? Perché provocare sofferenza negli altri? Qual è il motivo? Per quale motivo? Le due giovani capiranno anche durante il viaggio cosa significhi aiutarsi a vicenda e sostenersi. In un mondo freddo, gelido ed ormai inabitabile, capiranno quanto sia importante il calore umano e quanto sia preziosa la vita. Lo capiranno man mano nelle difficoltà, ma soprattutto ci faranno capire che alcune cose che oggi diamo per scontate in realtà non lo sono. La natura umana, ragazzi, non è per forza violenta, ma può essere gentile e solidale. Basta spazzare via i preconcetti e le idee che al giorno d'oggi sono insite nelle nostre menti. Ciò che oggi abbonda, un domani potrà diventare raro, e questo bisogno, e per questo, ragazzi, dovremmo lottare per evitare di perderlo. Lottare contro ogni forma di violenza, dal livello quotidiano a livello mondiale. Non dobbiamo pensare che ciò che noi facciamo sia inutile, o diciamo senza senso a livello globale, perché altri possono prendere ispirazione dai nostri gesti e giustificare la violenza. Quindi, se noi ragazzi siamo violenti e altri prendono spunto da noi, giustificano la violenza. L'ultimo viaggio delle ragazze è un fumetto dolce, drammatico, ma anche ironico, che ci trasporterà con sé in un viaggio metaforico alla conoscenza dell'animo umano, quello più puro che oggi oramai fondamentalmente vediamo solo nei bambini. Il disegno di Tsukumitsu fa un po' da contraltare al tema centrale di questo manga qui. Se il suo tratto fosse stato realistico, dettagliato, scuro, la storia avrebbe preso una piega molto drammatica, risulterebbe pesante e forse anche direi difficile da leggere.
ma in realtà così non è. Il tratto è molto dolce, dal character design dei personaggi a quello del mondo. Il disegno non insegue mai la veridicità e risulta sempre come un po' impreciso, quasi abbozzato in alcuni casi. Adesso vi faccio vedere diverse tavole. Non utilizza mai troppo nero nelle vignette e predilige anche nelle ambientazioni più scure o nelle zone, diciamo, buie, utilizzare un grigio nello sfondo. Quindi le scene non saranno mai completamente scure. I fondali, però, gli oggetti sono molto dettagliati, ma nello stile dell'autrice. Il disegno sarà sempre un po' impreciso e vedrete sempre schizzi e tratteggi che riprodurranno, diciamo, tipo movimenti, oggetti ripetuti o ombre e luci, cioè nel senso dei tratteggi intorno agli oggetti come se fossero in movimento, come a magari un rombo di un motore che trema, che balbetta. Vi faccio vedere alcune tavole, per esempio. Adesso poi ve le faccio vedere anche, vi parlerò anche di alcune tavole come queste a doppia pagina che sono molto importanti. Vedete? I personaggi come sono? Sono molto, diciamo, deformed. E come vedete, essendo poi l'ambientazione è fondamentalmente in un futuro completamente ghiacciato, è abbastanza chiara. Il disegno sarà sempre molto dinamico, nell'eterna staticità delle megalopoli morte che l'autrice ci disegna in questo fumetto. Probabilmente però il lavoro migliore è stato fatto sui due personaggi, Chito e Yuri. La loro conformazione deformed, come vi ho fatto vedere, diciamo pucciosa, le renderanno simpatiche, carine e tenere. Che poi si sposa anche molto con il loro carattere. Il tratto si sposerà alla perfezione col loro carattere, così puro, dolce, e non ci saranno mai, diciamo, scene volgari o fondamentalmente inutili. La suddivisione delle scene è molto semplice, standard, con vignette per lo più rettangolari e quadrate, difficilmente saranno mai più di 6 per pagina. Nel manga però ci saranno molte vignette a mezza pagina, o a pagina intera, o addirittura alcune a doppia pagina per enfatizzare, diciamo, l'immensità di queste megalopoli e della solitudine in cui le due ragazze si troveranno, come avevo fatto già vedere in quella pagina lì. Ma ci saranno, vedete, molte scene così a mezza pagina, vignette a mezza pagina. Come vedete, le vignette per ogni pagina saranno sempre abbastanza poche. Vedete, le due ragazze sono in questa così deformed, ma molto significative. Devo essere sincero, effettivamente non so se questa tipologia di disegno si può sposare bene con racconti dal tono completamente diverso rispetto a questo, ma in questo contesto qui sono praticamente perfetti. Il tutto è aiutato anche dall'ottima edizione, come vi avevo già detto, della Goen, che utilizza carta non riciclata di ottima grammatura e con delle sovraccoperte che sono il top, ragazzi. Io direi che per quanto riguarda il disegno, guardate, vi faccio vedere qualche altra pagina, vedete? Pagina intera in cui ci fa vedere quanto queste megalopoli, guardate, un po' niee in certi tratti. Sono così enormi. In conclusione, ragazzi, com'è L'ultimo viaggio delle ragazze? Dal mio punto di vista, sono sincero, è un capolavoro. Tutto nel fumetto si amalgama alla perfezione, dal carattere delle protagoniste al disegno, alla trama e ai temi trattati. L'idea e l'obiettivo dell'autrice è chiaro e ci arriva praticamente come un treno in faccia nel momento in cui leggeremo l'ultimo numero, capiremo dove l'autrice ci vuole far arrivare. La lettura sarà sempre scorrevole, non si aggroviglierà mai con inutili spiegoni o monologhi. Non è questo l'obiettivo dell'autrice, spiegarci tutto. Ovviamente preparatevi a leggere un fumetto praticamente privo d'azione, dai ritmi abbastanza blandi, ma che, se saprete coglierne il senso, vi regalerà, secondo me, delle forti emozioni.